Allora, Salvatore, in TV ci chiedono 2 euro per ricostruire le scuole, quando invece c'è Spalletti in TV che dice che invece bisogna ricostruire tutti gli stadi per giocare a calcio. Ma a chi è che devo seguire qua? E chi è che ha ragione? E a chi dare soldi se effettivamente ha bisogno di soldi? Vedi, lo stronzo di Spalletti, perché è uno stronzo, c'ha milioni di euro guadagnati in tutti gli anni che ha allenato la Roma, è andato in Russia, lo Zenit mi pare, qualcosa del genere, lo Spartak, insomma ha guadagnato fior di quattrine. Lui che se ne fotte dei poveri che muoiono di fame, che non hanno un tetto dove dormire con quel gelo, con quella neve. O le scuole dei bambini che nessuno le può costruire, perché allo Stato non gli interessa costruire le scuole dei bambini, perché le scuole le devono costruire la povera gente, i miserabili che non arrivano neanche alla fine del mese. Cioè i miserabili che devono dare, se tu vedi tutti i mass media, tutte le emittenti di TV, tutti vogliono soldi per qualsiasi motivo, pure la Chiesa vuole l'uno per mille. Tutti chiedono soldi. Ora, quando un comune con i nostri soldi costruisce invece delle strade, dico di ricostruire le cose giuste per il popolo, costruisce stadi che costano milioni e milioni di euro, perché lo fanno? Perché loro poi ci guadagnano. Perché tutti coloro che giocano lì guadagnano fior di milioni, miliardi. C'è un giro di miliardi di euro in tutti gli stati di questo mondo. Cioè a Dubai addirittura un giocatore italiano che è un nulla qua, che non vale una lira, se lo prendono per 100 milioni di euro e li pagano 100 milioni di euro non so per quanti anni, per 4 anni. Cioè, è assurdo. Il giro che c'è non fa altro che annullare il bisogno della società, della comunità, il bisogno dei poveri nel mondo, perché loro sono ricchi e siamo noi i poveri che gli costruiamo a loro. Un muratore non è ricco, una paga di 4 soldi che gli basta soltanto per mangiare, per avere un tetto di casa popolare, E si neanche, fa il culo dalla mattina alla si sera, fa senza il culo, lavora per loro. diritti. Quelle della Fiat, gli Agnelli, gli ebrei Agnelli, gli Elkan e così via, beh, quando danno mensilmente a un operaio 1.200, 1.300, 1200, 1.500 a un esperto, quelli che lavorano con la cooperativa in Fiat là guadagnano pure di meno di quella somma lì. E vengono sfruttati. ora c'è la gente che ha applaudito Andrea Agnelli, ha applaudito la Juventus, La che ha Marchionne. comprato il giocatore del Iaquin, come si chiama? Quello del Napoli, 90 milioni di euro. Cioè, e poi gli Agnelli tengono gli operai in cassa integrazione e vogliono i soldi dello Stato, Dello soldi Stato. nostri per poter pagare gli operai. Per Dybala 40 milioni di euro e 7 milioni l'anno gli danno di, diciamo così, di stipendio. Salvato, forse tu non lo No. sai, le fabbriche italiane prendono soldi pure per i macchinari e per ammodernare la fabbrica stessa, tutto pagato dallo Stato. Quindi, oltre a pagarci stipendi noi, è come se ce li stiamo pagando noi stessi stipendi, ci paghiamo pure la costruzione delle fabbriche, sti disgraziati. Sì, ma noi i soldi che diamo per i bambini o per la ricerca, quella, ce l'hanno le banche che poi si prendono gli interessi. Cioè è tutto quanto un giro tra di loro potenti,
che massacrano l'impotente. E l'impotente testa di cazzo, stronzo di merda e facchino che non è altro, dà i soldi per il bambino che muore, per il bambino che nasce malcombinato, ammazzata la madre e il padre. E vedete che non nascono più bambini malcombinati. Non date più soldi a questa gente che li danno per costruire armi, per costruire razze, per costruire la qualsiasi cosa e non le case o le scuole o le case poveri che non ce le hanno. Questa è la gente intelligente, la gente che mi sfotte pure. Capisce? La gente che mi sfotte quando sono degenerati loro. Si lamentano ed è giusto che si devono lamentare, è giusto che devono morire di fame, è giusto che devono essere massacrati, è giusto che devono essere impotenti sotto i potenti, perché sono scionze. Con me non succede questo. Io gli faccio un culo così al primo che si avvicina a me. Anzi, dovrebbero pagare me. Capisce? Io che do la vita, do la vista, risuscite morte, per come facevano gli essene, gran figli di puttana, non ho una lira. E sta gente che vi fotte, gli date pure soldi e andate dai medici a farvi pagare per farvi morire di medicine e di altre cose. È un bello che ci danno pure la gloria a questi. Sì, ma è normale. Li alzano pure sul piedistallo, li alzano. Certo, ed è giusto. Perché sono stati. Sono famosi, sono VIP, vita sì. Mondana. Sì, quello è il grande luminare della scienza. Scusa, metti il luminare della scienza veronese, capo della medicina in Italia, della sanità. Perché non veniva da me, che è diventato vegetariano per me, per merito mio, per mezzo di Carlo Angeoli, di Roma. Perché non viene a curare come curo io? Lui per 10 minuti si prende 1.000 euro e per vedere una lascia di merda neanche fa entrare le persone, un marsalese non l'ha fatto entrare neanche nello studio, l'ha vista e va tutto bene. Grazie dottore, la ringrazio, sì ma passi dalla segretaria, sono 500 euro, solo per dirgli sì va tutto bene. Cosa dovrebbero dare a me di soldi? Che ho dedicato la mia vita tutto il giorno a loro, alle persone che stanno male. E di qua se ne vanno vivi, non morti come vengono. Purtroppo si costruiscono gli stati, non le chiese, le chiese le butterei tutte a terra, le scuole e le case per i poveri. No, loro devono soltanto lavorare, mangiare un tozzo di pane, rimanere vivi per poter essere sempre danneggiati. Aspetta, prima ancora stavano le case popolari, ma manco più quelle ci sono. No, gli danno agli extracomunitari adesso. E non si muoiono di fame e non arrivano al mese. Sfrattati in mezzo alla strada. Sì. Perché c'è un giro di miliardi già loro, quelli che ti affittano le camere, ti affittano la casa, e un giro di potenti che tra di loro si organizzano e si fregano.